il generale Giuseppe Bernardis, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. I 90 aerei servono per fare delle attività di difesa del territorio nazionale e per difesa si intende anche attacco, cioè io quando vengo attaccato utilizzo un qualche cosa per distruggere quello che mi ha attaccato. Negli ultimi 30 anni noi molto malvolentieri siamo stati chiamati in Iraq, siamo stati chiamati in Kosovo, siamo stati chiamati in Libia, siamo stati chiamati in Afghanistan. E questo è il mezzo che ci serve per fare questo tipo di operazioni. Cioè non possiamo farlo con quelli che ci abbiamo già. Abbiamo fatto la guerra in Libia. Quelli che ci abbiamo sono vicini ai 30 anni. Quindi ci serve il cacciabombardiere a noi. Ci serve il cacciabombardiere perché è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Abbiamo bombardato. Abbiamo bombardato e forse abbiamo anche fatto bene a bombardare, visto che noi i danni collaterali li curiamo molto bene, molto meglio di altri. Lei non sente personalmente, diciamo, no? Una responsabilità anche etica nei confronti del paese in questo momento così difficile nell'ipotecare da qui fino a un certo numero di anni una spesa così grande che siamo nell'ordine dei 20 miliardi di euro in un momento così difficile per il paese. Guardi, lei vive come me, no? Lei va in ospedale e sta vedendo i tagli alla sanità, al welfare, l'occupazione, gli esodati. Lei mi pone una domanda da cittadino o da capo dell'aeronautica? Ma da cittadino io posso avere tutti gli stessi pensieri che lei. Da capo dell'aeronautica io devo dire, la nazione italiana, lo Stato italiano, il governo italiano, il Parlamento italiano hanno deciso che l'aeronautica militare deve esistere, che l'aviazione della Marina deve esistere. Allora bisogna che gli diamo gli aerei, altrimenti cancelliamo queste organizzazioni. Il Parlamento ha votato, il Governo ha deciso e mi sembra leggermente schizofrenico, dopo un investimento già fatto di 3 miliardi, vanificare questo investimento e buttarli solamente perché non si crede o perché l'F-35 è diventato un'icona. Questo è il mio rincrescimento e il mio rammarico come italiano, più che come capo dell'aeronautica. Questa è anche la risposta a quei politici che adesso in campagna elettorale stanno dicendo che lo vogliono tagliare. Io non faccio politica, non mi compete far politica, però ritengo che noi abbiamo bisogno di decisioni coerenti, di decisioni costanti e che facciano soprattutto il bene dell'Italia.